Guarda lì, August. Pa, 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 pa. Raga, cioè, tutte le strade portano all'accademia. Cioè, loro fanno in maniera che anche se stai cazzeggiando, prima o poi sta accademia la vedi. Quindi vedi che è imprescindibile. Qua se ca. Andata così. Allora lasci il segno io e boh. Tanto guarda, cioè ste parti sono talmente stupide, inutili, fastidiose, che guarda, se non le faccio in compagnia so già che non le faccio più. Perché servono solo a farmi aumentare di livello, ma io mi spacco i coglioni. Perché quel drago lì effettivamente per prendere quella cazzo di chiave per accedere all'accademia mi è venuto proprio in mente che avevo bestemmiato. Cioè, perché vuol dire proprio che non è il momento, capito? Cioè, vuol dire proprio che non è il momento manco di fare l'accademia. Tu dici, vabbè, perché stai a sepolcri? Devi vederti l'accademia. No, raga, non è il momento di vedere l'accademia. Sono troppo debole. Posso manco prendere la chiave per entrarci. Mi hai messo segno? Sì, di fianco al falò. Io chiamo per chiamarlo falò, ma. Anche perché, raga, la grazia. Cioè, cos'è la grazia? È un falò in miniatura con una. Con un'umanità che ci viaggia sopra. Ci fai caso che è lo stesso movimento che fanno le umanità in Dark Souls? Sì, è vero. Ragazzi, per favore, minimo di fantasia. Per Sì. proseguire. Mi dimentico sempre di sto bastardo, ma ha rotto i coglioni. Per proseguire bisogna andare dai troll tendenzialmente, perché il resto è semplicemente Esatto, mirato a allora togliere quella nebbia là. Spacca coglioni. Ah, le mie anime. È bestiale. Porco i. Le ho prese. Allora, qua com'è? c'era l'altro. Sì, ma io lo lascerei lì se non arriva a scassare il cazzo. In realtà, io Ok. vado da questo qua. Beppe, spostati solo dalla strada. Vieni qua, veloce. Sì. Ah, qua cammina. Ah, Non camminavi prima. gli fa. Ok. Allora, vabbè. Questo di questo multiverso è più intelligente. Allora, Esatto, da te si era tipo incartata lì l'IA. Qua ce n'era un altro, spaccare il Sì, di cazzo. dietro c'è una roba di. Bello che se gli fai il backstab si inginocchiano apposta, così te sei all'altezza. Ceneri di Paggio, mio fratello? Vediamo un po'. Di Piaggio. Di esatto, del mio motore. Allora, sentiamo un po', mio fratello. Ma ti chiedo una storia qua. Se fai start, no? Sai che in alto a destra hai borsa. Ok. Sì, ok. Le quattro in alto sono le frecce direzionali. Le due in basso Esatto. cosa straminchia sono? Per me è una roba È andata che così. quando no, quando finisce gli oggetti che hai nei primi, lui ti automaticamente ti butta gli Dieci. altri oggetti sopra. Per me sì. Io non l'ho mai usati, però è Vabbè, interessante questa cosa. è un po' qua Cioè, non ho Paggio. avuto bisogno. Spirito di un Paggio che accompagnava il nobile di cui era a servizio, difende il suo signore con una spada perforante e una balestra. Si diventa Paggio Vedi? come conseguenza dei propri umili natali. Non sono richiesti né talento, l'intelligenza, che tanto è andata così. Allora, qua mi compare questo. I sempre, sempre. È bello che lo sapevo. Minchia, sei lenta st'arma, mi ha rotto i coglioni. Occhio. Che palle. Da qualche parte si è aperta una porta e io non posso attaccare. Bug? No, non devi fare indietro il cerchio, cerchio, cerchio. Dio. E di qua, e di qua. Fastidio di Sì. gioco. Allora. Allora, tanto questo qui è una minchiata. Se arrivo io. Il gatto della minchia qua.
Roland, ma che cattacco è questo? No, salta, ti ha rotto i coglioni. Pure! Pure fuoco! Fagli un repostino. No? Vabbè. Ah, niente, non è così. Vabbè. Di mercenari di Kaiden. Andiamo a vedere questo mercenario di Kaiden. Spirito di un soldato di ventura di un popolo di cavallerizzi. Brandisce con maestria un'arma progettata per risarcionare gli avversari. E lancia grida di guerra per incrementare la sua già incredibile. Cioè, capito? Bene, ci siamo fatti ste catacombe e ci siamo tolti lo sfizio. A questo punto ci rimangono da capire dove mi teletrasportano le lorive. Le rovine di Laskiar. E soprattutto la caverna cristallina del lago. Cosa preferisci fare prima? Allora, facciamo la caverna cristallina del lago. Tanto c'è da dire una roba, sai. Per andare alla caverna cristallina devo comunque teletrasportarmi alle rovine di Laskiar. Quindi potrei comunque vedere dove mi portano. Facciamo così. Vediamo che succede. Diurni e lacustra. Ogni tanto praticamente vedo ste robe che brillano. E mi sembra, perché hanno lo stesso colore che aveva Hermione lì quando è arrivata a darmi. Ah già, che qua spaccano il cazzo. Ma io corro qui e mi teletrasporto, guarda. Vediamo dove mi porta. Pazzesco. Sai dove mi porta? All'accademia. Perfetto. Raga, cioè tutte le strade portano all'accademia. Cioè praticamente loro fanno in modo che tu non possa assolutamente perdertela sta cazzo. Cioè dove vai vai, trovi un teletrasporto, che siamo al secondo teletrasporto che trovo. E tra l'altro ci puoi arrivare tranquillamente anche per la strada principale. Cioè loro fanno in maniera che anche se stai cazzeggiando, prima o poi sta accademia la vedi. Quindi vedi che è imprescindibile. Importante, l'accademia è importante. Perché poi te la sbattono in faccia, ma però a quanto pare puoi saltarla. Ti dicono, guarda, vedi che ti ascolti me, vedi, poi fai che cazzo vuoi. Eccoci qua. Non si riesce a vedere un cazzo. Niente, fai una roba. Appena entrato nella caverna, lasciami il segno. Non si... ecco. Bastava fare due passi allora, avanti. Io sai com'è andata? Che io mi sono caccato addosso. Ok. Perché succedeva questa cosa. Cioè, beh, è troppo buio, raga, come fanno fuori? Tanta roba. Vabbè, qua cosa facciamo? Succede? Aspetta. Cosa ti dà? Parab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 
vediamo qua, interessante. Occhio. Sì, sì, qua effettivamente io... qua se non c'hai delle luci non si riesce a capire un cazzo, Ma tu ce l'hai. Me ne sento uno dietro. Esatto. Sì, esatto. 25. Sì, qua facilmente da solo morivo come un coglione perché... Chi è che urla? Sembra il caso. Mi viene lo sbocco a girare così al buio, sai? È complicato. Allora... Ah, non qui, mi dicono, va bene. E allora qui, praticamente. E vabbè. Dai. Ok. Quanto ci dà che qua senza cavallo è andata così? Vediamo. No, no. Ce l'ho fatta. Ok. Ma qua siamo nella grotta di cristallo di City senza scaglie, praticamente. Qui. Pazzesco. Non al centro della terra qua. Probabile non qui. Beh, la gente ci ha messo dei messaggi comunque. Quindi in qualche maniera... Ma cosa cazzo sta succedendo qua? Qua sono le lumache che sputano. Io facilmente sto posto qua mi sarei rotto i coglioni in 2 secondi netti.
Non si capisce dove cazzo è la strada, Dio. E qua c'è la luce del mago. Tra l'altro torce non esistono in questo gioco di merda. Dove cazzo stiamo andando? Qua ci sono dei cadaveri. Come minimo sbuca qualcuno. Pietra, pietra, pietra. Sì, pezzo di carne. Ah, sì? No, io vedo... Occhio. E minchia lo vedi il boss? Da qua c'è una nebbia verde. Ah, sì? Qua davanti. Ma che cazzo la vedi? Ah! Cavalier Limiera. Tu la vedevi la nebbia, io no. Il bastardo ti piglia di sorpresa. Ah, occhio, fottiti, bestia. Occhio. Aspetta. Io proprio lui. Tu c'hai la sua spada, esatto. Ma lo beccassi una volta? Allontanati. Perché non vorrei che ti ammazzi. Perché lui lo sa che se ti debole va sempre verso i camminieri da me. Certo. Occhio. Porco di d***o. Ammazzalo, ammazzalo. Adesso. Adesso. Beccalo. Grande. Vediamo se ci dà le anime. No, non mi ha dato un cazzo, ti devo rievocare. E ora la vedo la nebbia del limiere di Cristo. Io prima allora non... forse ce l'ho. Allora forse io ce l'ho già andato, non l'avevo fatto. Boh, perché mi dà. No, penso che te la vedi perché sei ospite. Penso che sia quello il problema. Allora, io devo subito recuperare le anime. Tac. Arrivo, eh. Allora, vai sereno. Lui è più veloce di me. Io ho st'arma lenta come la Madonna. No, 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 no. No, no, no. Quest'arma è troppo lenta. Aspetta, aspetta. Tienimelo un attimo. Cazzo è quella spada. Allora, pare che te oramai l'hai già quasi ammazzato. Porco di... Forse l'ho ammazzato io, aspetta. Ok, medaglione d'ambra cerulea. Sono morto. E adesso devo tornare a riprendermi l'anime, però. Posso provare a farmi un po' di speedrun. Non so se te l'ha dato quell'oggetto. Medaglione d'ambra cerulea. Andiamo a vedere. Ah, strada che se un medaglione andrà nell'equipaggiamento, presumibilmente. Eccolo qua. Incrementi PA, subito. Ficca. E fino a qua ci siamo. Le mie rune. Più avanti non troverai nemico. Meno male. E Bome si esce in un posto dove c'è un NPC con un lupo morto. Che cazzo è sta roba? Raga, Sif il lupo grigio. Niente, sono spregevole. What do you want? I told the all-hearing brute that I possess no such medallion. Or have you come to take more from me? Was my other half not enough? Non è che vuole il medaglione. I told the all-hearing brute that I possess. Or have you come to? Was my other half? I told that I possess. Allora non mi sta dicendo altro. Proviamo a disequipaggiare il medaglione. Così te lo posso dare? No. No. Niente, non ne vuole sapere. Allora, fammi pigliare sta grazia qua. Capanna del lupo dormiente. Te l'avevi trovata sta roba? L'ho aperto adesso il... questo falò qua. Solo che vuole... Mentre tu ti recuperavi le anime... Vuole un medaglione... Tu... Il momento di lacrime. Vuole un medaglione, ma non vuole il medaglione che ho io. Aspetta, vediamo da su c'è una roba che luccica. Come si chiama questa qua? La tenna l'albinaura. Ma che cazzo? Allora. Boh. Lei dice la bestia che tutto sente. Ma tu la bestia come ce l'hai? Che bestia? C'ho un lupo che dorme. Sta dormendo da te. Ah, dice che è morto. Io c'ho
Del sangue, ma forse il sangue sotto sono gli NPC. Sì, sì, lì. No, sì, sono gli altri, sì. No, raga, ho capito, volevo leggere i messaggi. Stai zitta. La lacrima. Ah, tristezza bestiale. Tristezza. Più avanti, eroe. Però se non mi dai un indizio su come aiutarti, bella mia, va a finire che è andata facilmente così. Uno dice, vabbè, le do il coso del limiere. Proviamo a riposarci qua. E vedere se cambia qualcosa. Proviamo a fare un nuovo livello. Esatto, destrezza 14. Vediamo se mi dice altro. E niente, è andata così. Vabbè, raga, c'è la grazia, quindi volendo ci possiamo tornare. Però comunque, boh. Nel senso che noi ci siamo fatti sta grotta, ma non abbiamo magari accettato la missione secondaria. Però, se troviamo l'eventuale, cioè magari ci sarà un NPC che dice, ah, ma sai quel lupo bestiale? Dico, ah sì, l'abbiamo trovato, Perfetto. Tra l'altro, sai cosa voglio fare? Voglio andare a prendermi la mappa mentre ci sono, vado a prendermi un attimo la mappa qua sotto. Visto che mi buttare? No, da un'altra parte totale. Lascio perdere. E poi bisogna capire che cazzo devo fare, perché se non posso farmi l'accademia vuol dire che devo esplorare altrove per capire perché. Oddio, qua c'è un cavaliere bestiale. Proviamo a fare sto cavaliere bestiale. Rificca la mazza. Vediamo se ora sono abbastanza forte da farcela. Buongiorno. Porca bastarda, si toglie. Sanguinamento pure. Ah, easy mode. Ho capito. Ah, che due cazzi. Ah, non ho più cura. Ma cazzo. La verità è che se riesce ad ammazzargli il cavallo, secondo me. Ah, non perché è a terra. Vediamo. Ma qua ho una nuova arma. E qua il cavaliere non c'è più. Mi ha rotto il cazzo. Ma andiamo a prendere sta mappa e poi vediamo. Mi sa che sbuca solo di notte sto piccio. Allora. Ma pensami, io qua ci sarò anche passato davanti. Ma come cazzo ho fatto a non vederla? Me lo spieghi? Guardala qua. Penisola del Pia. Prego. Sta cazzo di ascia dove l'avrò presa? In questo gioco non si riesce a capire un cazzo. Capire un cazzo. Andiamo di notte, proviamo ad ammazzare sto picciu qua. Tra l'altro sono un coglione. Non ci sei più te, perché non mi sto evocando i Pokémon? Di preciso. Quello è interessante, di super farlo. Esatto. Sì, sto guardando te, dai. Non me li fai evocare. Ma Cristo. Giustamente, le magie a cavallo no, è andata così? Ma scusa. Ma cosa fa sto gioco? Ma perché? Che sfrangimento di coglioni. Io le lotte a cavallo le detesto. Cioè, però sono stupide. Tante volte colpisci il cristo, no? Esatto. Mi ricordo Horizon. Che meni e colpisce Gesù Cristo. Colpisce l'aria. Adesso ho finito le cure, vabbè. Mi sento veramente affaccato. Sì, eh? Sta morendo sto cavallo di merda. Oh. Allora, il cavallo è morto. Ora, lui è rimasto a piedi, tendenzialmente. No, lo rievoca. Ma non ci voglio credere. E via. No, io ce la devo fare. Ce la devo fare, ma penso che lo farò poi, perché mi sto spaccando il cazzo. Ci torno poi a registrazione spenta. Boh, sto provando ad andare avanti, mi sto impegnando. Gioco di merda. Però vedi, dove mi giro, c'è solo che piglio degli schiaffi. Qua sono nella stessa situazione di inizio Sepolcride.
Che due coglioni. Qua c'è un tizio, si vuole parlare, tanto... Adesso gli parlerò. Questa è una delle due spade maestre che portano... Sì, ci sono sti fantasmi che poi non dicono mai un cazzo. Va bene. Dicono la vita è bastarda. Rai Lucari, logo sacro, dedito... Perché mi sbarri? Raga, andata così. Guarda lì, August, papà. E boom, e dove vai a finire? Nelle paludi, pazzesco. Vedi che però, raga... Cioè... A una certa... Io dove... Allora, qua a destra c'è una torre. Volessimo andare a vedere quella torre là. Proviamo ad andare di qua, Perché tanto la in alto, quella chiesa, tipo. Perché tanto l'accademia qua non c'è un cazzo da poter, cioè non c'è. Devo battere quel drago e quel drago io non sono in grado di battere. Però allora gli togli poco, gli togli poco. Mi hai rotto il cazzo? Raga, te c'hai la spada figa, la build sanguinamento. Certa. Forza, qualcosa gli toglierai. Boh, speriamo che qui a destra si apra un'altra. Toh, qua c'è questo. Andiamo a vedere che cazzo c'è qua. Ah, qua stesso dov'è. Boh. Questa qui è la sala di studio cariana. Andiamo a vedere. A parte della secondaria grossa. Però vedi, se è tutta una secondaria, mi spieghi dove cazzo... Allora, cioè, abbiamo esplorato una... Perché non posso... Ma cosa sta succedendo? C'è capito? È tutta una secondaria. Io dove cazzo dovrei andare? Se l'accademia è secondaria, sì, quello è secondario. Possiamo andare dritti per dritti, effettivamente. No, in realtà devi fare l'accademia. Perché la sala di studio cariana è una sala che adesso se ci entri noterai delle robe. Se parlo non ci puoi entrare da qua. Bisogna fare tutto un giro lungo. Pure. Sì, perché di qua non c'è l'entrata, è in basso. Minchia, che palle qua, mancano gli scheletri, erano per i coglioni. Qua se ca... Andata così. Sono morto. Comunque, quella lì fa parte, io l'ho fatta, quella mia seconda che andavo avanti nel gioco, cioè l'accademia l'avevo superata e sapevo che non mi faceva, cioè, mi faceva entrare ma non mi faceva andare avanti questa torre, e poi c'era una secondaria in un'altra regione che poi torni qua, è un casino, spiegarla è proprio un casino. Però io allora adesso non so quale sarebbe la... Per me la cosa che ti posso fare... E aiutarti a fare il drago. No, allora siamo calmi. Perché il drago è palese che non è il momento. E quindi preferisco farmi abbastanza livelli da potermi poi fare il drago. Okay. Però a questo allora... punto non resta che trovare posti dove farmi sti livelli. Perché? Allora, vuoi battere la galera eterna del liniere? Vabbè, ti dà forse qualche anno. Non penso di poterti evocare per le galere, Dici. Guarda, provare non mi costa nulla, ma sono abbastanza sicuro. Allora, fammi andare via da qua. A parte che lì c'è una casetta. Un'altra cosa che potrei provare a fare, che l'ho già detto un paio di video fa. Qua c'è qua un quadro, succedono cose. Aspetta, no? Sei dentro la torre? No. Sono a... Capanna dell'artista, giustamente c'è un quadro. Dipinto Resurrezione. Pazzesco. E niente, andate così. Sei andato alla chiesa della comunione draconica a Sepolcro? Ovviamente no. Ecco, sai cosa facciamo? Ce ne torniamo a... Ce ne torniamo a Sepolcride, perché cerchiamo di capire cosa mi manca. Tanto a quel punto è l'area iniziale, l'area dove succedono solo delle robe stupide e inutili. Andiamo a vedere cosa succede. Magari c'è qualcosa di interessante a Sepolcro. Hai la galera del Limiere, c'è anche... Hai un po' di galere, c'è anche la galera eterna dell'Eterno Lamento in basso. Io me le ho fatte tutte. Però, allora, guarda. Per me possiamo provare a evocarci dalla galera del Limiere. Galiera, porco. Vedi? Non mi fa fare nulla.
Ma il culo ti fa entrare. Eh no, è una roba che ti puoi fare solo da solo. Allora, dobbiamo inventarci qualcos'altro da fare a Sepolcride. Io c'ho ancora un drago da battere a Sepolcride, però anche lì mi gira il cazzo farlo in due. Porca troia. Ma è boh, andiamo, proviamo. Anche se mi girano un po' i coglioni. Però l'alternativa è non fare un cazzo. Ma perché li sento cantare? Ma parlano questi qua? Te ne eri mai reso conto? Tipo si lamentano. Eccolo là il bastardo. I bagni con questo sono sempre ostici, eh? Drago volante a Gels. Beh, qualcosina gli tolgo, non tantissimo. Ma porco mica, ma la magia gli toglie un sacco. L'ho beccato in testa con la magia e gli ho tolto un botto. O sei stato te? Ah, fanculo. La magia non gli toglie un cazzo. È diverso. Ciao. Aspetta. Vabbè. Scusa. Vabbè. Cambia un cazzo. Corri di drago. Pazzesco. Sì, sì, però vedi. Due draghi. Se li bruci. Cioè li pone, cioè li porti sta chiesa e dandogli saltare ti danno. Vedi, però questa era una di quelle robe che mi sarebbe piaciuto scoprire in automatico. Però vabbè. Vabbè, mi dispiace. Andata abbastanza così, nel senso che boh. Beppe, non so più che cazzo fare. Io se vuoi ti accompagno lì, ma se vuoi fartelo tu. Allora, fammi pensare. Beh, te tanto ti ha teletrasportato via, giusto? Sì. Fammi provare ad andare a quella spiaggia. Vediamo che magari mi ero... Una caverna costiera. Per me è giusto per il tuo livello. C'è un boss fatto da due persone, da due cristiani. No, ma la caverna costiera l'ho già fatta. Io. E sono spuntato dall'altra parte. No. E allora, Beppe, fai così. Allora... Ma mi viene in mente che... Pare che non si vede un cazzo. Qua ce l'hanno due boss, ho battuto. Mi pare. Ma sì, e perché poi qua vedi, poi qua c'è la cosa che ti fa tornare indietro. Però io... se vai dritto... No, se vado dritto c'è un vicolo cieco, Beppe. Ah no? No. Ora qua, ma sai perché? Perché è tutto buio, non si riesce mai a capire un cazzo. Continui, infatti io sto continuando. E di qua... Occhio che... Ma qua li sento che mangiano. Sono qua che fanno... Sì, ma il sacco tutti di botte. Vediamo se era. E infatti... Siamo spuntati in questa parte di mappa. Sì, però che palle, ste posti bui senza possibilità di illuminare un cazzo. Pensa a te. Allora, sì, sono finito qua. E come ci vai da sta isola? No, sei già sull'isola, guarda. Se tu apri la mappa, sei già sull'isola. Ah! Vedo. L'hai fatta sotterranea e hai fatto tipo... Oh. E adesso se tu... Ma pensa a te. C'è la chiesa della comunione draconica. Andiamo a vedere. Ma pensa a te. E c'è un altare dove tu molli il cuore di drago e hai dei potenziamenti. Vabbè, un cuore di drago che ho preso un po' cittando perché c'eri te, però è andata così. A parte che lì c'è un drago, lo vedo. Ah, forse io l'ho battuto. Ah no, scusami, un pezzo di albero. È un drago morto, Che ci fosse un... Sì, c'è un drago morto. E qua c'è... Rituale della comunione draconica. Esatto, e ci butti dentro... Offerte, cuore di drago. Cosa voglio? Fuoco di drago? Artiglio di drago o fauci? Al cospetto dell'esecutore.
fuoco di drago, chiaramente, che tanto non posso usare perché... Però... Però sapete che se ammazzi un drago poi tutte le trasporti qua... Ah, mi sono mangiato il cuore, eh? Tanta roba! Fatto un'animazione, va bene. Sì, sì, per carità, interessante, non ci risolve il problema di fondo. No, vabbè, ti ho fatto fare questa cosa in più, boh. Boh, sai cosa faccio? Faccio un salto alla rocca della tavola rotonda, qua, che... Vediamo che cazzo succede. Qua sarà cambiato tutto nel frattempo. Guarda che la gente... Giorno, lei è? Hello again. Ah, questo è quello che ti mandava da Gurrank. Sì. No, just as long as he doesn't starve to death. Gurrank la bestia della Madonna che è fortissimo. Cioè fortissimo. Ah, well then. Questo mi insegna gli incantesimi. Ah. Eh sì, cura urgente. Incantesimo dei fedeli delle due dita. Le due dita ripongono grandi aspettative. Eh sì, ma io sta roba qua la devo prendere. Adesso diventa un'altra la questione. E faccio che dargli il breviario. Offri il breviario dei monaci del fuoco. È frutto di un'eresia. Me ne frega un cazzo di quello che pensi. Io li voglio questi incantesimi. Oh, fiamma. Sì. Ok, interessante. Perché così comincio a farmi qualche incantesimo in più. Questa qua chi è? Ah, questa era quella che era depressa pazzesca. Roderica. Sì, ho ammazzato Godric. And gathering place of champions who I never knew the guidance bestowed upon us tarnished had such fantastic roots, although I'm still looking for... Ma finita lì, non mi dici un cazzo del fatto che ho ammazzato Godric. Vabbè, così suppongo. E boh, e tutti gli altri non ci sono più. C'era un casino di gente qua. Andiamo a vedere che succede di qua. Qui continua a non poterci andare. Qua continua a dirmi che è andata così. Qua c'è mia sorella. Ciao. I thought you'd receive a summons to the round table. Nefeli Lu. We met at Stormvale. I'm glad to see you here. I found it in Godric. You defeated him. Make good use of it. I don't intend to make a habit. Amuleto arsenale. Incrementa il carico masso dell'equipazione. Vabbè. Yes. I wonder if you've met in his study. The room Ensure's guarding just there. If you haven't already, father is leader of the round table. Oh Madonna. E però se non mi fanno entrare. E ora posso entrare visto che sono amico di tua figlia? No. Gino. Come faccio a entrare in sta porta che c'è il tipo scheletrico che la guarda? La tizia mi ha detto di entrare, ma non mi fanno entrare. Che piano è? Che piano è adesso? Perché ho qualche porta da aperta. Offri un globo cinereo. Globo cinereo di Patches, globo cinereo di Gostok. Piglia. Poi ti danno delle robe in più qui nell'equipaggiamento. Cioè, puoi comprare più roba. Roba in più. Roba speciale. Ah, no, te lo dico io. Globo cinereo, sai cosa succede? Hai presente che ho ammazzato. Ho ammazzato Patches. Sta gente qua l'ho ammazzata. Sì. Praticamente mi permette di comprare quello che mi avrebbero venduto, quanto sto capendo. Anche sì, ok. Ok. Abito da fuorilegge. Ma non ho necessità. Ma non ho necessità. Facciamo una sola. Già che questo vende un casino di roba che non mi sono mai cagato. Uno deve comprarla tutta. Perché io dicevo, poi vediamo. Non devi comprarla tutta per leggersi tutte le descrizioni. Sigillo del dito.
Quindi posso usare il sigillo al posto della bacchetta. Mi piace di più il sigillo del dito. Interessante. Dovrei venirci più spesso, perché qua c'hanno degli incantesimi in vendita, della roba. Effettivamente dovrei farmi furbino. Qua c'era Andre che era caldo come un boiler. Che bestemmia, martello e bestemmia. Hai qualcosa da potenziarti nel ritrovato delle delle pietre della forgiatura? Ma no, perché ho solo armi del cazzo. Riguardo a Roderica, scoramento. Pazzesco. Inutile che potenzio roba che non userò. Capito? Sì, sì, io ti capisco. Io avevo preso io la spada, me la sono potenziata questa perché sapevo che era la spada che mi piaceva. Qua c'è la tizia. Senti, dimmi una roba, va, a sto punto fammi sto piccolo spoiler. La tizia che si inciuccia i morti, per la sua quest te la devi abbracciare. Io ho capito che è lei. A me una certa è morta. Ora. Allora, facciamo così, abbracciamola, va. Però vedi che ti dà. Perché quando la stringi, io me ne sono reso conto, sta balenga, poi non so se l'ho detto in registrazione. Quando la stringi ti diminuisce la vita, anzi, vediamo un po'. La mia PV 500-652, vediamo un po'. Benedizione, guardala lì, l'ho visto. Vedi? Parla in segreto. Ah sì? Where I come from, after I received the warmth and lively vigor from a number of champions, I lay with the remains of an exalted noble to grant him another chance at life. Pazzesco. To do so is the purpose of my being. But before I could bear the noble into new life, I was awakened by the guidance of grace and chased from my birthplace. Pray, be kind. Io sono gentile. All that. So please. Then good day to you. E niente, quindi praticamente vabbè, mi farò stringere, che devi fare? Fatti stringere, che cazzo.